Un anno di essere DJ oggi. È il momento di un po' di numeri e alcune curiosità. Esattamente un anno fa, anzi sono un pochino in ritardo, ma questo a parte del personaggio, iniziava l'avventura di essere DJ oggi con questo video qua, nel quale spiegavo le origini del soprannome Nejo. La prima volta spesso si chiede, ma che vuol dire Nejo? Era in realtà un'anticipazione, quella sarebbe diventata poi una rubrica giornaliera, quantomeno all'inizio. Essere DJ oggi è un bel tema. Nel giro di un anno sono successe tante cose, la rubrica è cresciuta, sono nate tante piccole serie, tante piccole playlist di video. Nel tempo il ritmo si è un po' rallentato perché comunque non c'è bisogno di fare un video tutti i giorni perché poi risulta difficile per chi li guarda. Ci stiamo attestando adesso sui 3-4 video a settimana. Cosa è successo in questo anno di essere DJ oggi? Beh, il canale YouTube partiva da miseri 19 iscritti e adesso sono 160. Sono state recentemente superate le 20.000 visualizzazioni complessive e piano piano il ritmo cresce e anzi si dimostra, quello abbiamo parlato nel video sulla long tail, che continua a generare molte visualizzazioni, anche video tra virgolette vecchi, che però continuano ad essere commentati e dibattuti. Long tail, la lunga coda. I prodotti di oggi, musica, libri, quant'altro, se da un lato sono subito vecchi, da un lato però hanno una vita molto più lunga che in passato. Su Facebook le visualizzazioni sono molte di più. Siamo arrivati in un anno a 120.000 visualizzazioni di video. Ora bisogna considerare il fatto che per Facebook la visualizzazione viene considerata già dai 3 secondi, mentre per YouTube ce ne vogliono almeno 30. In moltissimi stanno guardando questi video. È curioso quando poi mi dicono in giro, sia le persone con cui ho una certa confidenza, ma anche quelle un po' meno, dice: ah, ti vedo, vedo che fai video, ah, te sei quello dei video. È stato curioso notare anche quando sono andato a delle conferenze da ascoltatore, sono stato riconosciuto come il DJ che fa video. E questo per me è molto importante, era uno degli obiettivi che desidero perseguire ancora. Ovviamente di lì a diventare un influencer la strada è ancora lunga e non so se è il caso. Però c'è già chi comincia a reputarmi un esperto, quantomeno perché quello che dico nei video è reputato abbastanza sensato. E la cosa non può che farmi piacere, al di là dei numeri e dei mi piace. Nel tempo si sono creati dei veri e propri super fan, cioè persone che seguono e commentano tutti i video. E mi fa piacere anche sono nati anche dei rapporti di confidenza con queste persone, che continuo a ringraziare tutte le volte. Molte ragazze mi dicono che stanno guardando i miei video, però qualcuna mente, perché i dati dicono che sono meno del 10% dei visitatori che sono donne di fronte al 90% di uomini. Evidentemente gli argomenti legati al DJ e alla produzione hanno più dei pubblici maschili come riferimento. Però dimostratemi che ci siete allora. Per quanto riguarda l'età, sono soprattutto dai 30 anni in su i visitatori di essere DJ oggi. Faccio un po' fatica a parlare con i giovanissimi, forse perché hanno altri tempi, altri gusti e ovviamente altre esperienze. Però potrebbe essere una delle strategie da attuare quella di cercare di intercettare dei pubblici più giovani, senza ovviamente minare la qualità dei video. In vista in questo 2018 ci saranno tante rubriche nuove che mi va di testare, perché quello che ho sperimentato nell'anno scorso è che è continuamente una serie di test, di prove, ciò che funziona si porta avanti, ciò che non funziona più magari si mette con una priorità più bassa per essere forse abbandonato del tutto. E allora ci sono anche tanti tentativi da effettuare nell'anno che è appena cominciato. Nel tempo la qualità dei video è migliorata molto, i primi sono piuttosto imbarazzanti, infatti li ho messi in una cartella a parte su YouTube, ma non guardateli, va bene così. Continuo a ricevere dei feedback interessanti dagli addetti ai lavori, fotografi, videomaker che mi danno delle dritte, allora continuiamo nel tempo ad aggiustare sempre più il tiro per renderli sempre migliori, in attesa forse di un upgrade tecnologico, chissà. Nel frattempo, non dico altro, ringrazio tutti per questo bellissimo anno di essere DJ oggi, continuate a seguirmi, sempre più fedeli sia su YouTube che su Facebook, mi raccomando un bel like e alla prossima.